centrarsi sempre prima di iniziare il video, assicurarsi di essere di bell'aspetto. Possiamo iniziare. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per andare a vedere delle risposte ai compiti in classe così pazzesche, assurde da essere addirittura credibili, così sbagliate ad essere giuste. Facciamo. So quello che starete pensando, ma Murri ha già fatto 2 episodi su questo tipo di video, anzi forse 3, non mi ricordo. Comunque ne hai già fatti, ne abbiamo già viste di cotte e di crude. Sì, ma non abbiamo mai letto delle risposte italiane, del tutto italiane, a dei test o compiti in classe. Per cui la mia incredibile mente arguta ha deciso di cercare proprio questo tipo di risposte, perché gli americani, lo sappiamo, sono forti, quindi hanno queste sparate un po' eclettiche. Ma saremo all'altezza? Noi, popolo ignorante doc? Ma saranno messe bene ste luci? Invalsi, ecco le risposte burla, risalente al 2017, forse non quelle dell'ultimo anno, ma dell'anno ancora dopo, prima. Tutte le foto sono state inviate a Scuola Zoo, quindi all right reserved to Scuola Zoo, però diciamo, ecco, penso non ci sia problema se le guardiamo anche noi, però. Iniziando da questa prima domanda. Marco afferma che per ogni numero naturale n maggiore di 0, n quadro più n più 1 è un numero primo. Marco ha ragione? Scegli una delle due risposte e completa la frase. Quindi Marco ha ragione o Marco non ha ragione, ma perché? Lo studente scrive: sì, Marco ha ragione perché non ho voglia di calcolarlo e quindi gli do fiducia. È giusto però credere, ragazzi, negli italiani. Solidarietà nazionale, compatriottica, compaesana, quello che come la volete chiamare, chiamatela. Però intanto noi per una mano ci fidiamo, perché comunque è sempre meglio darla vinta a un italiano che a uno straniero. Ricordiamoci che è una guerra per l'ignoranza. Ignoranza, porca puttana. Questo quando registra le 22:58. Per gli spacchi entrava anche qualche favilla di neve. Riga 28 completa in modo opportuno la frase che segue. Nell'espressione favilla di neve, i due termini sottolineati sono in contraddizione, perché i fiocchi di neve ustionano mentre le faville sono buone da mangiare. Eppure, l'immagine che creano è particolarmente efficace, perché i fiocchi di neve, proprio come le faville, si possono mangiare. Questo è sicuramente una prova di Invalsi mandata in qualche centro di recupero. O comunque, lo studente si era fatto una grandissima sigaretta ricreativa, chiamiamola così, una sigaretta rinforzata, perché non penso che se sei del tutto lucido arrivi a dare una risposta del genere. Che dire, ragazzi, i fiocchi di neve ustionano e le faville sono buone da mangiare. Deve essere stato proprio uno studente appena tornato da Amsterdam, come minimo. Quanti giorni ha febbraio in un anno bisestile? 29. 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Ma che cazzo vuol dire? Appunto, di 28 ce n'è uno. Perché gli ha messi... Perché gli ha scritto la filastrocca? Cioè, che cazzo vuol dire? Tra l'altro vi giuro che sembrano legit, cioè non fake, sembrano vere, perché sopra comunque è completato il resto della prova. Quindi tutto ci fa presagire che questa ha davvero consegnato la prova con scritto 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Vabbè, pensa tipo questo bambino che torna a casa e dice: cazzo papà, poteva andare meglio, ma ho preso solamente 10 anziché 15 nella prova Invalsi perché io ho scritto una filastrocca. Ma quante legnate ti devo dare per una stronzata del genere? Vabbè, minchia, un'opera d'arte abbiamo fatto qua. Per parlare delle autorità che decidono chi merita o no una medaglia, il narratore usa in modo insolito la parola decoratori. La parola dà alla frase un tono ironico, amichevole, causale, spiccio. Intanto lui le ha messi tutti. E poi disegna un tizio con un codice a barre sulla schiena che guarda un televisore che ho scritto uno slogan tipo abbastanza lungo. Poi se volete ve lo traducete. Io stento a credere che questa sia stata consegnata, ragazzi. Io voglio sperare che questa non sia stata consegnata, perché io, boh, presidente di commissione che ricevo un foglio del genere, io ti boccio per i prossimi 4 anni. Va bene mettersi dalla parte dello studente, libertà di espressione, ma qua sei scemo come le pietre. Torniamo alla famosa favilla di neve. Seconda versione, però. I due termini sottolineati sono in contraddizione, perché i fiocchi di neve è cocaina, mentre le faville ancora cocaina. Eppure l'immagine che creano è particolarmente efficace, perché i fiocchi di neve, ma proprio come le faville, drogati del cazzo.
Però vedi che il tema, risposte diverse, ma il tema delle sigarette spiritose, secondo me, c'entra comunque. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Tranquillo che non la giro, zio. Giro un'altra cosa, c'è scritto. Gira anche tu e stai calmo. No, vabbè, non c'ho parole. Cioè, tranquillo che non la giro, capito? Gira anche tu, sempre le cannette, mamma mia. Ecco, evidentemente più persone non devono aver digerito questo tono minaccioso che c'era nella prima pagina delle invalsi, cioè di non girare la pagina finché non ti viene detto di farlo. Infatti anche questo studente risponde: sì, ma stai calmo, cioè adesso non è che... No, non c'ho parole. Questo sicuramente, ragazzi, è un terrone. Come me, ve lo giuro. Trascrivi una frase che indica lo sgomento dell'anima. Tua madre mia. Ma che cazzo è? Ma chi tua madre mia? Cioè, che ignoranza, ragazzi. Veramente, qua, questo insulto, che non so adesso, piccolo quiz, proprio ignorante e becero. Non so da voi se si usa questo insulto, ma qui, a Palermo, tua madre mia si usa abbastanza. E fa schifo, cioè è volgare proprio. Però si usa, quindi mi fa tutto presagire che secondo me poteva essere un terrone quello che ha risposto così. Il seguente grafico rappresenta le posizioni assunte da un corpo in funzione del tempo. La posizione S è espressa in chilometri e il tempo in ore. Probabilmente lo studente o annoiatosi in seguito ad aver letto il testo o disperato per non averci capito una mia, disegna un corpo che sale lungo il grafico fino a suicidarsi. Ha fatto anche la lapide, proprio perfetto. Anzi, la croce, che cazzo dico, lapide. Trascrivi una frase che indica il disagio fisico. Ieri ho camminato per un chilometro. Trascrivi invece una frase che indica lo sgomento dell'anima. Sempre quella di prima. Vediamo se questo studente sarà stato un po' meno ignorante. Ieri volevo mangiare la Nutella, ma era finita. Anche qua, cazzo, ragazzi, io gli darei la laurea ad honoris causa. Cioè, fate un po' voi. Non ho nulla da obiettare, effettivamente. E finiamo questa prima slide sempre con una risposta alla frase intimidatoria che c'era nella prima pagina delle invalsi. Genia Carogna mi ha dato il suo consenso, quindi mi sento autorizzato a farlo. E se lo dice Jenny, io non metterei proprio contro Jenny, why you? Ma andrei a vedere anche velocemente questa seconda slideshow. Questa addirittura si trova su UMAT, che è un sito che ho utilizzato e utilizzo ancora tuttora. Un sito serio, però, evidentemente. Ecco, sempre questa famosa pagina iniziale delle invalsi. Altra risposta che vi sto dando tutti degli spunti per fare del vostro meglio alle vostre prove in invalsi. E ovviamente per venire bocciati. Se volete comunque riprendere, ripetere l'anno perché vi è piaciuto, ma lo volete fare con stile, provate una di queste risposte. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Mi stai minacciando. Marcella dice che qualunque sia il numero di telefonate, la tariffa 1 costa sempre meno delle altre due. Marcella ha torto. Perché? Perché con 30 euro puoi fare quante telefonate vuoi. Marcella passa Vodafone. Questo in realtà è un cazzo di impiegato Vodafone. Sono ovunque ormai. Ti chiamano dal call center. Ti chiamano nei momenti meno opportuni. Adesso si intrufolano pure nei tuoi esami per spammare. Prima ti calmi e poi ne riparliamo. Scegli una delle due risposte e completa la frase. Laura ha ragione, perché in Sicilia sono tutti bravi picciotti. Ma porca miseria, ma che cazzo sto leggendo? Però in effetti è vero, siamo tutti picciotti belli, diciamo belli tranquilli. Non diamo fastidio. Cioè, facciamo i fatti nostri soprattutto. Voi le fate i fatti vostri. Dovreste. Pensa a che cosa significa studiare. Quale paragone faresti? Per me studiare è come non avere vita sociale. Ti capisco un po'. Cioè, non nel senso che non ho vita sociale, che non studio, quindi comunque c'ho la vita sociale. Per me studiare è come cercare di farsi seguire da Harry Styles su Twitter. Ma perché? Renzi sta all'inglese come Povia non sta alla droga. Tra l'altro su una domanda di matematica, quindi che cazzo c'entra? Vabbè. Dove siete nati tu e i tuoi genitori? In ospedale. Onesto. Continuiamo con i paragoni e lo studio. Per me studiare è come una colica renale, che fa anche un po' rima, quindi c'ha un quel quid poetico in più che non guasta mai. Ma ancora, per me studiare è come farsi la ceretta per 24 ore su 24. Maronna, che ansia che mi hai messo con questa risposta, che ansia. E ancora, per me studiare è come fare la cacca. È molto dura, ma lo faccio più volte, quindi
sai che ti farà del male, ma non ne puoi fare a meno se vuoi vivere. Minchia, qua l'ho chiusa alla grande, ragazzi. Va bene, ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine di questo video. Ne abbiamo lette veramente tante e altre ce n'erano. Quindi vedete che in realtà le cagate anche noi italiani le sappiamo lanciare parecchio bene. Fatemi sapere se vi siete divertiti e secondo voi se siamo stati più o meno ignoranti degli americani e abbiamo vinto questa lotta, almeno in una cosa, cioè nel fare schifo siamo più bravi. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!